Bonsoir. Inizia oggi la nostra avventura, il regalo di Natale di Teo. Sei contento? In mezzo non niente. Questa è la situazione. Non si vede niente. Allegri. Stiamo andando a Malpensa. E non è possibile fare questa vita qua, Carlottina. È pieno di traffico. Ed è tutto molto bello. Perché me? Non lo so, perché mi piace filmarti. Ehi, girati. Che sfatto. No. Non ho mai fatto. Mangia sempre. Guarda che bello. Gli illuminati. Hi guys, we have just arrived in Amsterdam. Yes. E niente. Siamo scesi dal taxi. Everything is okay? Yes, thank you. Bye. Bye. Have a good walk. Divertiti. Al lavoro. E niente, siccome io faccio le cose in grande, questo, grande Gianna. Questo è il nostro albergo, esattamente in Piazza Dam. È molto... Oh no, ci siamo bloccati. Sempre. Adesso stiamo andando alla camera. Come si fa? Così? Oh yes. Oh madonna, mi sento male. È una casa? Allora, c'è già, quindi oh, niente. E niente, questa... No, vabbè. Amore, mi prendi le valigie? E questa è la nostra stanza. Oh. Sì, ma io sto male. Questo è il bagno. Aspetta, si entra da qua magari. Allora, questo è il bagno. Quella è la stanza, questo è lo specchio. Questo è lo specchio per truccarsi, per farsi mega selfie comunque, sappiatelo. E questo, e questo è la doccia. E dov'è il bagno? Ah, sarà di qua, aspetta. E qua c'è il bagno. Così, se Matteo deve fare la cacca in pace. Ma io devo farlo, infatti. E niente, raga. Bonjour Amsterdam. Day 2. Che sarebbe anche day 1. Ieri sera praticamente siamo arrivati, abbiamo lasciato il corso. Abbiamo fatto un giro, però faceva veramente troppo freddo. Io sto facendo il bug, c'è la gente che mi guarda malissimo. Però e ride dietro di me. E fa un freddo cane. E sto andando a fare colazione. E dobbiamo ancora decidere i piani per la giornata di oggi. E quindi ci vediamo. Devo dire che sono mega contenta perché qua parlano bene inglese, cioè se non sai una parola di olandese, il che è molto probabile perché l'olandese chi lo sa, almeno ti parlo in inglese. Quindi abbiamo preso i biglietti per il Madame Tussauds, che è questo qua, che è esattamente attaccato al nostro albergo, e non c'è neanche un po' di fila. E il Museo delle Cere, stiamo arrivando. Sto organizzando, a differenza tua che non fai un problema. Io sono uno zaino. Comunque sto cercando di capire semplicemente come funzionano le metro, ma siccome siamo in centro ci muoviamo a piedi. Non so come fare la foto con Justin Bieber. Non sei emozionata? Sto per vedere Justin Bieber in cera. Cerato. Dov'è? C'era sul manuale. Era qua, aspetta. Non c'è più, l'hanno sì, rubato. Sì, sì, è qua, ecco. Io non la faccio fare la foto. Gandhi. Quella sarà la Francia. Vanessa Mandela, Dalai Lama. Sì, amore, dai, un po' di cultura. Ciao Anna. Oh, vero. Questa chi è? Io mi sono preso male, non riesco a riconoscere le persone normali della
Questa è Lady Diana. Ma questo che bello, il maggiordomo. Guarda che roba. Sto male, Nicolas Cage. Sì. Ciao, amo. Amore, guarda che sono geloso, anche se non sono stato in scena. Ryan Gosling. Ryan Gosling e Eva Mendes. Brutti. Quello che fa il Nescafè. Guarda, c'è George Clooney. George Clooney, appunto. Gli faccio la foto. Dai, anch'io voglio, io voglio fare la foto. Anch'io voglio la foto con George. Allora, faccio il giro. Qua c'è George Clooney. Qui c'è Adele. C'è Brad Pitt. Robbie Williams. Angelina. Vai con questa faccia. Questa mi ricordo, ma non mi ricordo come si chiama. Brad Pitt. Che le hanno staccati perché l'imminente separazione, secondo me, per quelle che le hanno staccati. Chi è che gossip? Ma chi è quella la macchina? Jennifer Lopez. Oh my. J-Lo. Mi chiamo Bond. James Bond. Bellissimo, questo è stupendo. Questo è... questo qua cos'è? 007. Esatto. Shrek e Fiona. E poi... no, sto male. Hannibal Lecter. Qua ci sono sportivi, guarda, Sunderland. Ma sto male. C'è Apple. Guarda chi c'è. Ciao baby. Nike. David Beckham. Van der Waart, che non so chi sia. Vabbè, Messi. Amore, ma Kate Moss è una presa male. Cioè, guarda quanto è presa male. Anch'io sarei preso male. Ah, c'è Justin Bieber. Non piangere, non piangere. Raga, comunque ho fatto la foto con Justin Bieber. C'era e mi stavo sentendo male. Cioè, io immagino se un giorno nei miei guarda, sogni c'è magari scritto quanto farò sono la foto. Alte le sto parlando. Con Justin Bieber. E tipo mi sentirò male perché, cioè, mi sto già sentendo male perché non succederà mai, però, cioè, capito, mi sentirò male. Ma sto male, questo qua è un quadro di Mondrian. Hai visto, è cambiato? Sì. Ma che questo? Oh yeah. Amore, ti ci vedo dalle Wonderland a comprare le vernici per scrivere sul muro. Bello! Benvenuti ad Amsterdam. Amsterdam. Comunque questo è il mio pranzo perché non mangio da 6 ore. Bonsoir Amsterdam. Ci regali la pioggia, però sei sempre stupenda. Andiamo un po' più avanti. C'è pieno di bici, bici per terra, bici sui muri. Bici di bici, aspetta. Divieti che qua, di amore, bici. Ecco quello là. C'è Matteo che sta prendendo le nostre cose da Mac.
Fa vedere la tua nuova felpa di Amsterdam. Sei contenta? Sono bellissimo. Questa è la mia insalata. Sì, non c'era la... In realtà prima l'ho aperta, poi mi sono ricordata che avrei dovuto farvela vedere, quindi insomma è così. Però ho preso il mio primo souvenir da Amsterdam. Non è bellissima? Buongiorno Amsterdam! La nostra camera è un casino. But I don't mind. Allora, prendiamo un cappuccino on the road. E oggi ci aspetta una lunga giornata piena di case da fare. Ci vediamo dopo. Amore, quanto sei fashion victim stamattina? Big, big, pure. Molto bene, andiamo. Stiamo andando al... non mi ricordo come si chiama. Insomma, è il mercato quello dei fiori. Ah no, prima andiamo tipo al giardino segreto che si chiama Bejinkov, non so. E poi andiamo al mercato dei fiori. Tipo sono super excited perché non vedo l'ora di farmi un sacco di foto in mezzo a quei tulipani pazzeschi. Dove cazzo siamo? Avevo cercato su internet sta roba e diceva che era un giardino segreto, che tu aprivi una porta e c'era il giardino. Ed è veramente così, ve lo faccio vedere. Buono, tac, questa è la porta. E zam, si entra nel giardino. Sto male. Raga, guardate che roba, è bellissimo. Sto male. Guarda che fanno tutte le cose, se sbattono i coglioni. Sono io. Una turista cinese. Cioè vai in giro con sta cazzo di GoPro con la gente che dice: ma questa cosa sta facendo? Ma io frego un cazzo. Ma anche da solo, cioè io rimasto indietro un attimo. Vai, andate. 2 chilometri. Io devo documentare, spedito. Scusa. Ma molto bene. Non apprezza la mia documentazione. Da piccola scout non apprezza. Peccato, io spero che voi apprezzerete. Siamo arrivati al mercato dei tulipani. Quelli neri, va che bomba. Sto male, me li compro tutti. Tutti. Una valigia piena di fiori. Hai capito Gianni? Sì, la faccio lì dentro, però guarda qualche roba. Sto male. Sto male. Sto male. Il regalo per la mia mamma sarà prendere un sacco di tulipani, li pianteremo assieme e avremo la casa piena di tulipani. Ragazzi, tipo paradiso terrestre. Ho comprato 3 bonsai, 5 pacchetti di tulipani diversi, 5 pacchetti. Ah, il pacchettino quello lì di tulipani misti con scritto greetings from Amsterdam. Dun 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 dun. Date of birth non lo ricordo. Allora dovrebbe data essere di nascita. Il 21/08. Indovinate cosa sta facendo Matteo? Schifo. Schifo, vabbè, tu fai sempre schifo. Andres, vai, abbiamo tutti. Sei pronto? Quali sono sempre i tuoi feelings pronto adesso? Non faccia cazzate. Ti stai cagando sempre. No, 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 no. So the first one, right? Yes. Yeah, this one. Mi show me. E niente, Amsterdam per sempre sulla pelle. Niente, mi ricorderò per tutta la vita perché io l'ho regalato io questo viaggio a Amsterdam, quindi ormai è forever. How do you feel about that? Amore, devo chiederti di sposarmi, aspetta un attimo, canale. Fai tiro fuori da Nesto, una roba tipo quelle che si vedono in televisione, ma quelle che si ricordano tutti. Ah, ma quello è quello che l'ha sposato, ah. Ma io voglio un mega anello per sposare. Amore, sono andato a farlo a Kylie, sono andato a casa sua, non senti sposare. Vuoi prendere le cuffie per sentire il tour, amore? Sì, no, boh. Che tra, aspetta, che gentleman comunque. Che prima entrano le signore. Sei proprio un buzzurro. Voi sentite qualcosa, no? No. Io? Sinistra? Io ci verrei un sacco a vivere ad Amsterdam. Però fa freddissimo e sono solamente le 3:15 e non abbiamo ancora mangiato. Allora raga, Matteo mi ha preso il cappellino che volevo. Mi è caduto la carta. Volevo di questo colore che mi piaceva. E niente, grazie amore.
Come sta? Sei bellissima. Cioè, Matteo ha comprato la felpa di Chris Brown e si è fatto le foto nella vasca. È una vasca con i cioccolatini d'oro, sto male. E dietro c'è solo Chris Brown. Solo ad Amsterdam comunque. Non potete capire la corsa che abbiamo fatto in tram per andare a Heineken Experience. Non ho neanche potuto riprendere l'entrata. Guarda amore, mi hanno accettato 18. Ho corso troppo. Heineken Experience. So whether we get the water from a well, from the surface of a lake, or from the local water company, it's always the same taste. Guarda, ci sono i cavalli. Stop. Io voglio salire sul cavallo, si può? No amore, non ti fanno salire sul cavallo. Perché siamo in una fabbrica di birra, non in un ipodromo. Perché ci sono i cavalli allora? Non capisco. Benvenuti signori e signori nel mondo della terra. Poi è bellissimo perché a me neanche piace la vita. È una cosa che mi fa più ridere. Mi fai una foto qua? Tu vai. Allora questa è la telecamera. Vai. Amore, ma hai bevuto prima di andare in bici? Ti ritirano il bici patentino, guarda che una cosa sia. Senti been a long day without you my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come along. Nel caso in cui non avessi capito, stavo parlando del letto. È stata una giornata impegnativa. Ci vediamo domani a Amsterdam. Bella. Questa giornata mi sembra bella, ma sto troppo bene nel mio letto e non riesco a saltare giù. Niente, mi hanno rotto pure questa valigia. Molto bene. Comunque siamo pronti. Quasi. Peggio delle donne, te lo giuro. Cioè si cambia 15 volte al giorno prima di uscire, io non so. E comunque stiamo per fare check out. Ultimo giorno in Amsterdam e oggi alle 6 e mezza si parte. Dai che figata è, ci sono un sacco di specchi. Dove ci sediamo? No, qua. Ragazzi, mi sono dimenticata di far vedere la colazione dolce e quindi, cioè, che era questa. E questa siamo passati già al salato e il cappuccino, amore mio, l'ho già finito. Sono io la colazione, il dolce della colazione. Sei contento che ti ho portato qua a mangiare. Dai, siamo arrivati a Vondelpark. Voglio... Aspetta, qua c'è pieno di bici ogni volta. Mamma mia, che ansia. Andremo. Zenato sobrio. È bellissimo, sei invidioso. Ovvio che sono invidioso. O ci facciamo mettere sotto da qualche bici, oppure non troviamo la strada del ritorno. Ci sono solo due opzioni. Siamo arrivati finalmente
Allora, I am Amsterdam o I Amsterdam, non so come si pronuncia, sign. E c'è un sacco di gente, fare una foto da sola sarà un'impresa. Però... voglio essere pessimista, mamma. Come sei pessimista? Io invece sono fiduciosa. Oppure fai così, lancio in mezzo che ce la farò. Zon 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 zon. Van Gogh Museum. Dubito che dentro si possano fare i video, quindi ci vediamo dopo. Dopo il museo di Van Gogh, ultime due tappe per Cicerone Ferli, che ha cercato su internet il più famoso mercato di Amsterdam. Mercato del pesce. No. Dove okay. Siamo adesso? Welcome op de Albert Cuyp Markt. Sono contenta. Cosa stai bevendo? Era orange, blueberry, strawberry. E sono molto triste di tornare. Sono molto triste di tornare a casa, però sono mega felice perché mi sono innamorata di Amsterdam. Tornerò presto. Ciao, ciao a tutti.